Questo sarà un tutorial super fresco e luminoso, perfetto per tutte le stagioni, come anche il nome della nuova collezione Givenchy, che è appunto Les Saisons, che sarebbe le stagioni. Givenchy mi ha spedito tutta la nuova collezione, quindi grazie Givenchy, sono troppo buoni. E ho spacchettato insieme a voi su Snapchat tutto il pacchetto, c'era sia la nuova collezione che tantissimi altri prodotti da provare, e in tante mi avete chiesto appunto di parlarvene. Ma solitamente vi faccio il video delle nuove collezioni, quando lo faccio in tante mi dite sì, ma come sono, vogliamo una review, vogliamo testarli, cioè vogliamo proprio vederli all'opera, quindi ho detto ok, faccio un unico video dove vi parlo della nuova collezione, appunto di questa, ve li faccio vedere all'opera perché vi faccio un tutorial e in più vi parlo di alcuni prodotti perché appunto li ho già testati. Quindi ho racchiuso tutto in un unico prodotto, spero tanto vi piaccia e quindi tuffiamoci in queste Les Saisons di Givenchy. Prima di tutto spostiamo i capelli perché ci danno fastidio, perché questo trucco è tutto improntato su questa carnagione perfetta, radiosa, fresca e luminosa. I tre prodotti di punta di questa nuova collezione Givenchy Les Saisons sono questi tre, più anche la terra polvere illuminante, che vabbè vi farò vedere dopo, e sono appunto questi prodotti qua, e sono un blush, un bronzer e un primer. Questo va bene, parleremo dopo. Questi due sono un primer e un bronzer. Prima di tutto va applicato il primer e dopo andremo ad applicare il bronzer. E il bronzer può essere applicato anche più volte per ottenere un colorito ancora più sano, ancora più estivo, ancora più baciati dal sole. Allora, il primer è come vedete, tutti questi tre prodotti sono così sospese, sono queste capsule di colore sospese in questo gel freschissimo, che dà appunto questa sensazione di freschezza appena l'applicate, ed è, chissà se riuscirò mai a farlo vedere in camera, vedete, ed è trasparente con queste palline di colore. Voi potete sia farle esplodere sulle mani e poi applicarlo, oppure farle esplodere direttamente sul viso. Beh, sappiamo tutti che il primer serve per rendere il nostro trucco impeccabile, per farlo durare più a lungo, ed è anche lisciante, quindi va anche a riempire quelle piccole lineettine di espressione che possiamo avere. Adesso che si è asciugato, vado ad applicare il bronzer. Il bronzer, come vi dicevo prima, può essere applicato anche più volte. Anche questo qui è la stessa sensazione di un profumo buonissimo e di una sensazione come di acqua sulla pelle, molto fresco, quindi perfetto per la stagione estate, primavera, ma anche tutto l'anno, per dare un po' quella sensazione di freschezza al viso. E io cosa faccio? Ne applico una piccola quantità così sulla mani, le faccio esplodere sulle dita, che vedete cambia colore, e lo vado ad applicare uniformemente sul viso. E no, non è un autoabbronzante, no, non vi lascia la pelle color arancione, e non è troppo chiaro per le persone scure e non è troppo scuro per le persone molto chiare, perché come vedete io sono molto chiara, eppure non è un bronzer che vi rende color cioccolato, ma vi dà solamente quell'effetto baciata dal sole e dà quell'effetto freschezza, quell'effetto sano in viso. Ora invece vado ad applicare il fondotinta, che è questo qua, sempre di Givenchy, Les Teintes Couture Balm, ed è un fondotinta molto leggero, molto idratante, perfetto appunto per le pelli secche come la mia, e dà una coprenza appunto media. Passiamo al trucco degli occhi e dopo completeremo la base. Uso questa palettina che si chiama Prisma Couture ed è la numero 3 ed ha questi colori pazzeschi e che hanno quell'effetto, quello che amo di più al mondo io, l'effetto acqua, e c'è questo bruciato bronzo che è qualcosa di fotonico, veramente fotonico. Lo prendo con un pennello così piatto, lingua di gatto, e lo applico, no guardate, ecco, e lo applico qui sulla palpebra mobile.
Uso quest'altra palettina che è sempre le Prism Couture ed è la numero 2 ed ha questi colori pazzeschi, tutti sul blu, perché ho visto che ultimamente in televisione ci sono tantissime presentatrici che hanno il trucco marrone e blu, quindi ho detto devo assolutamente riproporlo. Quindi prendo il colore più scuro, che è questo blu notte, e lo vado ad applicare qua nella piega dell'occhio. Ora con un pennello penna prendo il marrone di prima, così di punta, ecco, e coloro la prima parte dell'occhio, e col blu che ho appena usato coloro la seconda parte dell'occhio. Ora prendo un pennello a scalpello, sempre questo blu fotonico, ne prendo pochissimo e creo la mia riga di eyeliner. E ora, se lo volete rendere più serale, potete applicare all'interno dell'occhio una matita nera. Io lo renderò più fresco e più primaverile e più da giorno con una matita waterproof, la Cool Couture, la 04 Cobalto, che è questo blucino veramente pazzesco. E adesso ovviamente chili 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 di mascara con questo Kiehl's Black Organza, lo 01. Con questo scovolino dalla forma particolare, che ha le setole più corte qui per le ciglia più corte e le setole più lunghe qua per le ciglia più lunghe. Ed ecco qui, gli occhi sono finiti, adesso passiamo alle guance e alle labbra. Sulle guance uso l'altro prodotto di cui vi parlavo prima, che è questo qua, il blush. Sempre in questo gel ci sono queste capsule. Allora, io ho visto che bastano veramente 3 perline, quindi vi durerà 1 milione di anni, lo passerete ai vostri figli. Ne applico 3-4 perline, così, 1, 2, 3, 4, ok, veramente 4 sul dito. Se volete un effetto più intenso, fatele scoppiare direttamente sulle guance. A me piace invece così farle scoppiare fra le dita e poi applicarlo sulle guance. Guardate. Vado con la regina di questa collezione, appunto le Saison 01 Premiere Soison, ed è la Poudre Bonne Mine. Siete pronte? Cioè, io sarò di parte perché amo le stelle, come vedete, ma questo è qualcosa di fotonico, cioè guardate, ci sono varie colorazioni, questa qua è la 01, appunto la più chiara, ed è una poudre, una polvere che può essere utilizzata su tutto il viso, anche solo in punti strategici, per dare appunto luminosità al vostro incarnato, oppure proprio come su tutto il viso per dare questo effetto più colorato, perfetto per questa nuova stagione. Io prendo questo pennello, la prendo così, anche se è veramente talmente bella che a uno dispiace usarla, e la uso solamente qui sulla fronte. Come vedete è una, questa qui è una colorazione più, la colorazione più chiara, però è veramente invisibile. Se volessi un effetto più evidente, potrei prendere la colorazione 2. Come vedete rimango radiosa, non lucida, non faro nella nebbia, ma molto radiosa, effetto sano. Non immagino questa sulla abbronzatura che cosa deve essere. Passiamo alle labbra. Mi sono innamorata. Allora, l'ho usato per la prima volta questo qua con voi su Snapchat e siete tutte impazzite perché fa proprio l'effetto labbra super rimpolpate. Questi sono i Cushion Kiss, ci sono in 2 colorazioni, io ho sia questa che è la colorazione la 2 che questa è la 1. Questo è più appunto un rosa salmone e questo qua è un bel ciliegia amarena, ed ha questo cuscinetto morbidissimo. Schiacciate, il prodotto esce qua dalla punta e lo mettete sul... adesso vedete le mie labbra. Adesso fra un secondo vedrete quanto diventano giganti. Avete visto? Super, super rimpolpate. Sembra,
sembrano così gonfiate le labbra. E da quando ce l'ho, lo sto usando praticamente tutti i giorni, ce l'ho sempre con me in borsetta perché è super luminoso e può essere utilizzato sia di giorno che la sera quando volete, lo si può applicare anche senza specchio. Non ha una, cioè non è appiccicoso, non ha un particolare profumo, c'è solo questa sensazione di idratazione, di morbidezza. Questo appunto è il mio trucco estivo fresco, ma che può essere utilizzato veramente tutto l'anno, sia di giorno con questa con questa matita così blu cobalto stupenda, ma anche con una matita nera. E niente, spero tanto vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!